Si torna sulla terra, Chianti classico come zona, questo è un IGT Toscana, è un blend, mostra tre uve differenti ed è molto interessante andare a capire quali sono queste uve. Abbiamo una base importante del nostro Sangiovese Toscano, abbiamo il Canaiolo come complementare, ma abbiamo anche una piccola percentuale dal 5 al 7% di Malvasia Bianca. Questo magari ai più non dice nulla, ma questo è proprio il blend del barone Ricasoli che nell'Ottocento teorizza il Chianti. Cioè lui scrive una lettera all'Università di Pisa, all'Università di Agraria di Pisa, e dice: secondo me per fare un bel Chianti abbiamo bisogno di una base sangiovese, di un po' di Canaiolo che dà un po' di dolcezza e un po' di vitigno a bacca bianca, la Malvasia, perché stempera questi tannini troppo aggressivi del Sangiovese. Quindi in questo IGT Toscana, mentre sta uscendo la matriciana, in questo IGT Toscana ritroviamo la prima ricetta, diciamo, del Chianti. E diciamo che questo è quello che si intende un bel rosso toscano. Guardate un po' il colore, un bel rosso rubino. Guardate gli archetti che segnano il bicchiere, molto regolari, distanziati. Ovviamente questa ultima pasta ha una base importantissima di pomodoro, quindi la tendenza dolce che abbiamo trovato nella gricia, tendenza dolce della pasta, tendenza dolce del pecorino, ma anche tendenza dolce del guanciale, qua viene in qualche modo richiamata dall'acidità del pomodoro. Abbiamo tolto i bianchi, subentriamo con un leggero tannino dei rossi, ma il tannino del Sangiovese, anche se qui è un vino giovane, non è così scalciante come un Sangiovese 100%, proprio perché ci sono queste uve complementari che lo ammorbidiscono. Naso, è il naso per me di casa, viola mammola, da noi si dice, o un fiore che si chiama iris, quindi toni abbastanza dolci, giaggiolo. Frutta rossa sottospirito, ma anche questa caratteristica speziatura di pepe nero macinato fresco, che è il, appunto, no, si diceva prima, il marker varietale molto più elegante del Sauvignon Blanc, del Sangiovese. Altri sentori, altri, diciamo, terziari, li trovate su una nota di cuoio e una nota di cera lacca. Se voi andate, la lacca proprio delle nonne, delle zie che si mettevano in testa, questo sentore terziario molto molto interessante. Sentiamo in bocca prima che arrivi la pasta. Moderatamente tannico, elegante nell'ingresso, molto bilanciato nelle varie componenti, dal mio punto di vista non ha squilibri e ha un piacevole ritorno di frutta rossa, sempre sotto spirito, però non è un vino troppo alcolico. Io spero che lo possiate apprezzare con la matriciana.